Ciao amici, benvenuti in una nuova puntata di Fai da te casa. Mi sono imbattuto in un vecchio marmo, mentre una volta non ci avrei pensato due volte a buttarlo via e andare a comprare degli altri marmi, in questo periodo di vacche magre ho pensato di recuperarle. Sono andato fino al marmista e gli ho chiesto di dare una pulita, una sistemata. Mi ha chiesto una cifra che secondo me, per quello che vale il marmo, oppure gli ho chiesto anche il costo del marmo nuovo, mi ha sparato delle cifre per me in questo momento che non posso affrontare, e poi per dei semplici davanzali erano dei prezzi comunque onerosi. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di lucidarlo, quindi di portare a nuovo questo marmo. Con 10 euro ho comprato il necessario per portare a nuovo tutti i miei marmi, quindi con voi voglio fare questo lavoro di rinnovo dei marmi. Ma prima sigla! Questo è il vecchio marmo, vedete che presenta segni di ruggine, segni di colla, si vede che il tempo è passato e in più qua c'è tutto questo da asportare e qua c'è questo pezzo che bisogna andare ad incollare, si era spaccato. Ho preso uno stucco bicomponente della Saratoga e vado a utilizzarlo, è uno stucco bicomponente per pietra di colorazione biondo, lo vedete che è un po' sbeccato da questa parte, questa qui che si chiama la costa è tutta da lucidare, vedete che qui c'è scritto marmo biondo, questo è quello che trovo all'interno della confezione. Adesso prendo un raschietto dove impastare un po' di stucco con il suo indurente e poi andrò ad incollare quel pezzettino di marmo. Faccio che impastarlo direttamente sul marmo, tanto poi vado a togliere. Come quantitativo basta, devo solamente stuccare quel pezzo. Vado a mettere un po' dell'indurente, poco, così, e vado a mischiare il tutto. Lo vado a mettere. Adesso il marmo incollato rimane così fino a domani mattina. Domani inizierò a levigarlo e vi farò vedere anche con che cosa lo vado a levigare e poi lo porteremo a lucido. Vedete che domani questo marmo tornerà bello bellissimo. Ora vediamo gli attrezzi che ho recuperato per fare il lavoro della lucidatura del marmo. Utilizzerò questo attrezzo elettrotensile multiuso. In commercio ho trovato solamente questa che fa carta vetrata, però sempre perché siamo in un sito di fai da te, sempre dal Leroy Merlin ho trovato questi dischi che vanno applicati sul flessibile, che hanno la parte che può andare sul velcro. Allora io cosa ho fatto? L'ho tagliata di misura con la forbice e ho fatto questa forma e lo utilizzerò per andare a levigare questo marmo. Questa confezione contiene un disco da 180, quindi con una grana più spessa, due dischi da 280 e due dischi da 500, quindi andrò prima a sgrossare, poi sgrosso, lo faccio più fine e poi lo faccio molto sottile. Una volta che avrò fatto questo lavoro qui, andrò a utilizzare questa pasta che ho trovato sempre da Leroy Merlin, dove all'interno c'è in dotazione una spugnetta e questa pasta che va utilizzata per lucidare. Vedete, qui avevo il pezzo di marmo che avevo tagliato, ora è completamente integrato e asciutto, ora devo andarlo a lavorare, ma già si vede che proprio per vedere che era rotto devi andare proprio lì, quindi va benissimo.
Vedete che è spaccato. Da andare a recuperare è un po' difficile, quindi lo andrò a tagliare e poi dopo farò la lucidatura. Quindi adesso per prima cosa vado a segnarlo in questa maniera. Adesso che ho fatto il taglio col flessibile, utilizzo una carta da 80 per andare a sgrossare. Adesso vado ad attaccare questo disco di carta abrasiva che in realtà va sul flessibile con il diametro da 125, visto che non ho trovato i ricambi di forma triangolare, ma comunque è sempre fatto di velcro, vado a ritagliarlo per dargli la stessa forma. Con quasi 2 euro mi sono fatto 5 dischi. Adesso vado a passare questa carta più sottile e dopo procedo a fare l'operazione di lucidatura. Adesso andiamo a passare la cera. Allora, bisogna prendere un po' di questo prodotto, facendo attenzione a questa spugnetta che va inumidita in acqua pulita. A questo punto il marmo è anche stato finito di lucidare ed è stato anche piazzato, e dove era scheggiato non si sente nemmeno più lo scalino, il marmo è bello lucido. Abbiamo visto allora come si lucida un marmo. Ho provato a chiedere al marmista cosa mi prendeva, mi ha chiesto una cifra abbastanza considerevole, giustamente ognuno ha i suoi costi, però sono andato da Leroy Merlin e ho comprato dei dischi, ho comprato quella pasta con 10 o 12 euro, una spesa del genere, sicuramente non verranno come fatti da marmo, da marmista professionista, però comunque il risultato è accettabile. Al costo di una cifra così irrisoria va più che bene. Ricordatevi di mettere il like al video, di attivare la campanella, iscrivervi al canale, mettete un commento qua sotto e continuate a iscrivervi. Il canale sta crescendo, ma deve crescere sempre di più. Ciao a tutti da Max.